Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Arte Rivista. Parliamo di una bellissima iniziativa, quella attuata per salvare il dipinto L'ultima cena di Suor Plautilla Nelli, pittrice fiorentina attiva nel XVI secolo, nonché unica donna a raffigurare il banchetto di Gesù con i 12 discepoli. Per diventare genitori adottivi di uno dei personaggi bisogna donare 10.000 dollari. È questa la raccolta fondi portata avanti da AWA, l'organizzazione non a scopo di lucro con sede negli Stati Uniti, composta interamente da donne, che da anni lavora a Firenze per recuperare opere rovinate di artiste donne. Ma scopriamo qualcosa di più proprio sull'ultima cena. Questo capolavoro straordinario viene commissionato a Leonardo dai monaci dell'Ordine Domenicano, a cui appartiene il monastero di Santa Maria delle Grazie. La realizzazione dura ben 4 anni, ma il risultato è eccezionale. Leonardo riesce a trasmettere alla perfezione la tempesta di emozioni suscitata negli apostoli dall'annuncio inaspettato del Cristo: uno di voi mi tradirà. È come essere lì in quel preciso momento, come se l'istante dell'annuncio cristallizzato esplodesse all'improvviso in un vortice di sentimenti, dando al dipinto una qualità cinematografica assolutamente moderna. Il Cenacolo racchiude in sé tutti gli aspetti del genio di Leonardo, come la sua attenzione assoluta per i dettagli, espressa dal realismo con cui sono resi il pane, i bicchieri o le pieghe della tovaglia. Una profonda conoscenza della natura umana traspare dall'onda di emozioni che Leonardo dipinge sui volti e nei gesti degli apostoli: rabbia, dolore, sorpresa, incredulità. E c'è una relazione sottile, quasi invisibile, che lega Giuda e Gesù Cristo, i soli a conoscere la verità sul tradimento e quindi legati l'uno all'altro da una consapevolezza dolorosa. Non basterebbero ore a raccontare tutti i simboli e i significati di questo capolavoro straordinario. Attenzione però, se non avete prenotato con sufficiente anticipo, avrete ben poche possibilità di vederlo dal vivo. È una delle spiacevoli conseguenze della tecnica sperimentale utilizzata da Leonardo per L'ultima cena: tempera grassa su intonaco, che gli ha permesso di ottenere risultati artistici spettacolari, ma che ha reso l'opera fragilissima, esposta continuamente al rischio di svanire per sempre. Per questa ragione l'ingresso è rigorosamente limitato, non più di 30 persone ogni 15 minuti, ed è per questo che è così difficile trovare i biglietti per visitarlo. Al via anche un'altra bellissima iniziativa di recupero di luoghi culturali. È infatti stata inaugurata la 9ª edizione dei Luoghi del Cuore, a cura del FAI, il Fondo Italiano per l'Ambiente. Per 6 mesi gli italiani sono chiamati a votare i loro luoghi del cuore, ovvero chiese, borghi, palazzi, spiagge, tra quelli soggetti a degrado, abbandonati o minacciati. Un censimento che porterà ai luoghi vincitori premi in denaro finanziati da Intesa San Paolo per progetti di recupero, ristrutturazione, cura e protezione. Una fortuna toccata finora sin dalla prima edizione nel 2003 a decine e decine di luoghi oggi tornati all'antico splendore. Vediamo il promo del FAI. Dal 2003 il FAI, Fondo Ambiente Italiano, promuove il censimento I Luoghi del Cuore. Ogni 2 anni puoi votare i luoghi che ami e che desideri proteggere e valorizzare. È il più importante progetto di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio. In 8 edizioni abbiamo raccolto oltre 5 milioni di voti a favore di più di 35.000 luoghi in tutta Italia. Luoghi piccoli e grandi, noti o di valore locale, legati alla nostra identità e alla nostra vita. Dopo ogni censimento, il FAI interviene concretamente a favore di una selezione dei beni più votati. In 15 anni abbiamo sostenuto progetti a favore di 92 luoghi d'arte e di natura in 17 regioni. Ma l'Italia è costellata di luoghi unici che hanno bisogno del tuo aiuto per essere conosciuti, protetti, salvati. Fai sentire la tua voce. Da maggio a novembre 2018, vota i tuoi luoghi del cuore sul sito web iluoghidelcuore.it, perché tutti noi possiamo tornare a vivere i luoghi che amiamo.
E l'Italia, lo sappiamo tutti, è davvero ricca di luoghi meravigliosi che vengono sempre più apprezzati in tutto il mondo. 115 milioni di presenze e oltre 10 milioni di turisti stranieri nel nostro paese. Ecco i numeri per il primo semestre del 2018, in cui risulta chiaro che sono le città d'arte a trainare il boom del turismo italiano. Superstar è Matera, la città dei Sassi, patrimonio mondiale UNESCO, che il prossimo anno sarà capitale europea della cultura, ha avuto un aumento boom del 176% di presenze negli ultimi 7 anni, dovute soprattutto alla domanda straniera. E Napoli è cresciuta del 91%. Napoli, che è città d'arte anche sottoterra, scopriamo perché. Napoli non è solo malavita e rifiuti, Napoli è anche arte e l'arte a Napoli è anche sottoterra. La città sotterranea con le catacombe, i rifugi antibomba, i meandri delle origini rappresenta l'altra faccia della metropoli partenopea, ora declinata anche in chiave moderna grazie alle nuove stazioni della metropolitana. Mosaici, specchi, luci, cupole di vetro colorate. Napoli come Mosca, dove ogni fermata della metro è un vero e proprio museo d'arte contemporanea. Un'idea calata anche nella realtà campana, dove le nuove stazioni della metro appena inaugurate, in queste immagini Toledo e Piazza Garibaldi, sono dei piccoli gioielli d'architettura a disposizione di tutti, cittadini e turisti. Il critico d'arte Achille Bonitoliva, tra i promotori del progetto. Volevamo realizzare quello che io chiamo un museo obbligatorio, in quanto la gente è obbligata a vedere, si crea una familiarità di un pubblico che non va al museo, è il museo che viaggia col pubblico. Basta solo 1,30 € il prezzo del biglietto della metro per spalancare le porte di questo magnifico mondo colorato che si fa largo tra le fondamenta dei palazzi napoletani. A progettarlo l'architetto francese Dominique Perrault, con l'obiettivo di creare la rete metropolitana più bella d'Europa. La stazione metro fa più di 40 metri di profondeur. La stazione è 40 metri sottoterra, spiega la sua assistente Gaëlle Loriot-Prévost. La sfida era evitare di creare un pozzo e portare un pezzo della città qua sotto. Dal 2001 a oggi sono 16 le stazioni d'arte realizzate a Napoli. L'investimento da 1,5 miliardi di euro è stato cofinanziato dall'Unione Europea. In Italia città d'arte ma anche e soprattutto buon cibo, anche se sotto questo punto di vista il Canada rischia di rubarci lo scettro, perché è lì che è stata creata l'opera d'arte più dolce. Eh sì, un grammofono fatto interamente di cioccolato è stato realizzato dal pasticcere francese Amaury Guichon. Il video della costruzione dello strumento che state vedendo è diventato virale sui social network, dove ha raccolto milioni di visualizzazioni nel giro di poche ore. Nonostante abbia solo 27 anni, Guichon tiene corsi di pasticceria in tutto il mondo ed è già una star nel suo settore. Parliamo di un'altra star, ma della letteratura. È uscito infatti il nuovo libro di Paulo Coelho, dal titolo Hippie, un romanzo autobiografico in cui lo scrittore brasiliano ci racconta lo straordinario viaggio che lo ha portato da Amsterdam al Nepal al bordo del Magic Bus, facendoci riscoprire e rivivere il sogno di rivoluzione e di pace della generazione hippie. A 50 anni dal 68, il ritratto straordinario di una generazione raccontata dallo scrittore più venduto al mondo. E dalla proposta letteraria alla nostra rubrica cinematografica con il film La settima onda, per la regia di Massimo Bonetti. La storia è quella di un uomo qualunque che sullo sfondo di mare e profumi mediterranei trascina la sua esistenza soffocato dai debiti e dalla disperazione. Vediamo il trailer. La pesca può dare molti frutti, se si fa come dico io, però. Ma certo. Buona scienziata, Giovanna. Prima perché la regola bisogna rispettarla e poi perché bisogna portare il rispetto a me. Io volevo solo un'altra anima che mi venisse a stringere la mano. I bambini penseranno che li ho abbandonati. Oh, sei solo un pallino. Mi vuoi cacciare? Sì. Ah, mi vuoi cacciare? E cacciami adesso, adesso mica non ci puoi cacciare. Buonanotte, vaffanculo, va. C'ho bisogno di soldi. Tu lo sai che se ci beccano c'è la galera. Io esco con la rete, non con le bombe. Scusa, Sardi, sto sbagliando tutto, perdono. Non mi abbandonare. Ho paura.
certe nostre sere non sapresti. Dal cinema a teatro con il nuovo spettacolo di Teresa Mannino. Dopo il debutto con grande successo dello scorso anno al Teatro Massimo di Palermo, l'attrice siciliana sarà al Teatro di Verdura per una rilettura divertente e appassionata di un grande classico della nostra tradizione, ovvero La Traviata. L'appuntamento è per il 25 luglio. La Mannino interpreterà in un modo tutto suo la Violetta Valeri, protagonista della Traviata. Ma rivediamo proprio la Mannino in un brevissimo e divertentissimo sketch. Gli uomini guardano le donne guardano le donne e ci troviamo difetti a tutte. Maria, tanche larghe, gambe corte, piedi lunghi. Hai visto lo smalto? Troveremmo difetti pure a Naomi, troppo abbronzato. Gli uomini invece guardano le donne, naturalmente negano, loro negano, poi adesso hanno pure l'attenuante perché hanno fatto i costumi con le scritte sul sedere, che se tu gli dici ma stavi guardando, no, chi io, stavo leggendo. E con questa notizia è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del nostro telegiornale.